I fondi del PNRR sono a regia nazionale. Questo forse è un handicap perché è il governo che ha redatto il piano di ripresa e resilienza sulla base di talune esigenze, taluni fabbisogni mostrate dalle regioni nei vari ambiti in cui operano i finanziamenti del piano di cui stiamo parlando. Ecco, sotto il profilo della digitalizzazione, intanto io ho immediatamente delegato un consigliere che seguisse tutti i processi di digitalizzazione in regione e ho un dirigente che ha il compito di fungere da facilitatore in materia appunto di digitalizzazione. Noi ci stiamo organizzando nel senso che accompagniamo i comuni, accompagniamo le pubbliche amministrazioni che in qualche maniera hanno sede nella Regione Molise per attuare tutta una serie di processi, o meglio, per più che attuare, perché molti di questi processi sono già in essere, li accompagniamo a implementare tutte quelle, politiche, di comunicazione digitale o comunque che agevolino i processi della pubblica amministrazione, che facilitino in sostanza la comunicazione fra cittadini e pubbliche amministrazioni. Sto pensando in sanità, per esempio, dove noi abbiamo un investimento in corso di circa 8 milioni di euro proprio sulla digitalizzazione di tutte le componenti organizzative in materia sanitaria. Sto pensando alle centrali operative territoriali, sto pensando alle case di comunità, agli ospedali di comunità, ai centri ospedalieri che debbono essere messi in comunicazione attraverso un sistema informatico che lavori su piattaforme efficienti e che magari si parlino fra di loro. Ecco, immaginate la cartella sanitaria di ogni cittadino molisano, che possa essere accessibile comodamente da casa propria e che contenga tutte le informazioni importanti per i medici, per i sanitari in generale e per i pazienti, per i cittadini. Questi sono i sistemi che noi stiamo implementando e che stiamo cercando di far parlare fra loro, perché molto spesso queste amministrazioni hanno tuttora, per la verità, delle piattaforme che non sono immediatamente collegabili, quindi le dobbiamo adattare anche attraverso i cosiddetti riusi, cioè noi cerchiamo di utilizzare piattaforme e programmi che già altre regioni hanno utilizzate, anche perché si risparmia sui tempi di informatizzazione e sui costi.